Ogni volta. Vai, questo è l'uomo che mi ha portato la videocamera. Cristina, così il nostro antifestival. No, l'antifestival, Chroma Festival, che cazzo è, io caro. Vai, vai. Guarda, sembra un napoletano No! pischello. No, No! sembra. Sto va su YouTube. Così si allontana il nostro eroe. Prima sistema il pisello sulla moto. Vai. Ciao, questa è la sera prima del Chroma Festival. Io mi sto cacando addosso. Tanta paura. Ho il pigiamino, che andrò a letto presto, ok? Ma ho tanta paura, perché domani faremo cacare. Cerca tu guardare questo video che il Chroma Festival sarà finito. E tu dirai sì, è vero, mi ha fatto cacare. E ora ti dico, nel passato te lo dico, abbiamo fatto cacare. Basta. Davvero? Stiamo partendo da Partendo, speriamo casa di non. Mantignana. Speriamo di non dare una botta al cancello. Penso di no, però. No, no. Io sto girando la mia presa in maniera strana. No, c'è sta, c'è sta, c'è sta. Sto? Sì. Quindi, prime considerazioni, Paolo. Allora, sono molto contento perché suoniamo all'Antifestival, ce l'ho detto oggi, ma oggi quello che importa è il Chroma Festival. Molto contento, oggi andiamo là, faremo un figurone. Non è vero, speriamo. E niente, adesso inizia il viaggio verso Bastia Umbra, che non so dov'è, quindi mi sono scordato di mettere il navigatore, ora lo metteremo. Ci perderemo. Va bene. Galleria, scusa, mi senti? Mi sento. Dove siete? Siamo vicino alle Terre di Cavallo. Ah, siete più indietro di noi, no, il morto. Epico. Siamo comunque sono partito alle 3 in quarto da Mantignana io. Sì, spacca, spacca. Vai, vai. Avete preso l'amplificatore? Sì, a te due sempre. A posto, ciao, dopo. Ciao, ciao. Incredibile ragazzi. Allora, siamo in superstrada e oggi abbiamo imparato nuovi fatti su Popix. Sì, che vai. Nonostante non voglia ammettere che mi piaccia, perché dopo sennò la gente dice che ho riuscito a mettere come Popix, cosa che non è perché io conosco bene Popix, e quindi.
taglia tutto questo, perché lui proprio non gli piace, quindi taglia tutto questo secondo. Cerca, tu che ci ascolterai e taglierai questo video, sappi? Che non lo devi tagliare, ti potrei odiare per questo. Però sta qua che non so quanta batteria. Culo di cavallo, portaci la fortuna oggi al Chroma Festival. Cavallo. Cavallo culone. Culo cavallo. Motociclista del cazzo, passa, porca troia. Con voi? Allora, siamo arrivati a il festival. Adesso cominceremo a scaricare. Abbiamo il check dietro di noi che ci guarda molto male. C'è troppo zoom su sta macchinetta. Esatto. C'è la cosa sopra più. Sì, lo so, tolto. Ah, scusa. Paolo, sei nervoso per caso? No. Ti vedo nervoso? No. Sei nervoso? Non so, è nervoso. Cristiano è nervoso invece. Nervosissimo.
Restava nervosissimo. Non credeva al fatto che Federico avesse detto di parcheggiare dentro. Inizialmente. Che aveva il telefono. Ah beh, almeno per scaricare audio, buono dai. Non ci pagano nemmeno, non pagano niente. Almeno. Eccolo, eccolo. È un palco gigantesco. Grazie. Cominciamo con... Allora, questo. Abbiamo un badge. Sono un artist. C'è scritto, finalmente c'è scritto... Legalizzato dallo Stato! Ha studiato canto. Ho studiato canto. Io non ho badge. Questa, vabbè, la racconto dopo. Ok, ok. E siamo arrivati? Noi stiamo su... Dov'è Cristiano? Allora, fino a parte. Disposizione... Abbiamo 3 minuti di microfono. Ok, siamo qua, Chroma Festival. E qua c'è Abtin Chroma per dimostrare che non è una cazzata. Siamo veramente qua. Carlo, una dichiarazione veloce, sì, non veloce, so. Impressione a Carlo. Impressione a Carlo. I bagni pubblici sono brutti perché sono sotto il sole, eh? Ho sudato più in quei 10 secondi dentro che... È stata una piscia caldissima. Una piscia calda. Piscia cauda. E, piscia caustica. Noi siamo sul parchetto piccolo. È l'ultimo e... La prossimo anno però saremo, vabbè, là. Prossimo anno saremo là. Sì. Piacere, tu chi saresti? È partito. Partito. Io sono Nicola. Dei Rollins e Bibo. Sì, Nick Rollins, Nick Rollins del Bibo. Del Bibo. Io stavo settando le robe. Sì, non è quello torso nudo. No, del poi. Sì, sì. E, che altre domande si fanno sull'intervista? Lo so io l'intervistato. Quanti anni hai, che scuola hai frequentato? No, non lo so. Aspetta, così non vedo un cazzo, però aspetta. Perché credi di essere adatto per questo ruolo? No, non credo in realtà di essere adatto per questo ruolo. È la prima volta che canto davanti a qualcuno, quindi no, mi sto cacando sotto. No, tranquillo. Tanto ci stiamo cacando sotto tutti, quindi... Era bella. Che valori aggiunti porti a questa azienda? All'azienda del Chroma. Porto la mia ragazza, che spero di non condividere con... Infatti, con... l'ho raggiunto, mi sembra brutto. Era mia la porta a porta. Non lo so, spero di portare un po' di gente che viene. E voi invece? Come vi chiamate? Vedete il voi, grazie. Voi? Io mi chiamo... Voi... Papà Poesia. Noi mi chiamo Paolo Speziali e sono degli Olio su Telnet. Olio su Telnet, anche te? Sì, io sono... Anche voi? Lui no, io sì. Il fotografo. Vabbè raga, che ne so. È perché ci portiamo dietro per fare lavori sport. Ok. Non mi pagano. E... Infatti è un po' scuro di pelle per questo. E a che età hai iniziato a fare sport? Sport, l'età 25 anni. No, ho capito. Io 22. Mm. Sì, bello, vedi. Bello. Quindi per 3 anni. È una promessa, ciao, tu come ti chiami? Facciamo l'intervista. Francesco, in arte generic animal. Ecco, rubata la videocamera. Che stile. No, aspetta, vabbè, adesso la cosa. Faccio tipo Casavianello così. Tipo doppia intervista. Buonasera. Però serve una linea, che spezzi? La Belen o la Leotto? La Leotto. Generazione nuova? Generazione X. Bianchi o neri? Bianchi. Neri. Aia. Taglia il video, taglia il video. I tasti del pianoforte. No, pensavo gli scacchi. Bravo. Ma il bianco è più forte perché parte per primo. Esatto, quindi. Sì. Parte avvantaggiato. Sì. Non c'è gusto giocare bianco. Dice è troppo facile. Bianco è troppo facile. Meglio partire neri. Bisogna punta sul nero. Vabbè. E niente ragazzi, questa è l'intervista. Prego. Intervista bellissima.
pratica. Ma quindi stiamo facendo gossip. Stiamo facendo gossip e io sto filmando il tutto. Ma quindi la macchina era sborrata, se me l'hai detto. Quindi l'hai sborrata. La parte iniziale è andare a leverai perché ho imparato solo le popper. E cerca il coraggio di dirmi che puzzo di cazzo comunque. Dopo che mi sono lavato entro in macchina sua, nella io sua posso, macchina. Io puzzo di cazzo, lui no. Posso perché sono un artista. Tu che sei? Ma raga, io lo vado a chiedere il bench, me lo danno. Staff. Sì. Così, no, con la concerne voce bassa. Quindi non urlare. Okay. Non, se urli, se parli piano ti si sente piano. Vabbè, tra due ore e notte, Paolo. Sì. Vabbè, però va via il riflesso, dai. Cioè esattamente qua, quindi quelli che sarà là. Cosa tossica da dire? Mi sa che ti gratti la macchina. Mi sa che ti gratti la macchina. Così complicato. È arrivato. Sono proprio NPR, vuole che sono complicati, no? Sì, ma capirli, no? Che cos'è da guardare? Cioè, che cos'è da guardare? Quale sarà la nostra scena, cieca? Una pizza, non so quando. Una pizza? Covid! Ma cioè, qui danno la pizza? Finisce la birra. Non è un cazzo.
devo solo te. E questo spettacolo si chiama Il Pipperaio Atomico. Basta cagare il pipperaio atomico. Ho una notizia da dare, è lungo 51 cm. Oh,
avete riso con questa canzone, però immaginatevi come sarebbe questa canzone a sessi invertiti. Sarebbe dannatamente arrapante. Ora continuiamo con la prossima canzone, che è Paone on the Moon. Di sfidare le tendenze maschili, femminili, quello che ci impone la società. Grazie, grazie, grazie. L'altro invece è il mitico Gruppo Alberto. Ora partiamo con la canzone che si chiama La Legione di Cesare. Ma quindi devo dire...
tratto l'acqua minerale, un raccaggio per la legione, cessare lo guarda severo, da una via di corpi morti, e sentendo l'ultimo respiro, dice che non vi farà pensare altro, perché è quella che è non razzista. Thank you.
portato giù al parco. Il più verde di piano, assistente sociale, per favore fai male. A quei guardrail l'ho legato, da una macchina sarà manciato. Questa è la fine che ti fanno fare. La raccolta fondi serve a un mio amico che deve fare la transizione, al nostro amico, deve fare la transizione, però non di genere, che vuole assomigliare più a Adriano Celentano, cioè per essere più molleggiato. Quindi raccoglierà i fondi, le cose. Chi darà più fondi, dopo regaliamo uno sticker, ok? Vai a sapere chi darà più fondi. E ci scrivete il nome su, come Mario Draghi, no? Sul banconote scritto fuori. Dai, su! No. Addirittura banconota. E beh, oh, se vuoi vincere il premio... Io non c'entro neanche il centro. 50 euro di stile. Se a tirare fuori il portafoglio. Questi. Buono il telefono, va. Chi sono questi? La cosa fa che loro, mangiato insieme a loro, siamo andati a caccia di cerbiatti, li abbiamo squagliati, abbiamo ricavato delle pelli, delle t-shirt dalle pelli, e sulle t-shirt abbiamo scritto, vedi, non ha bisogno di te per divertirmi. Siamo entrati in un campo, qui rappresenta una grande macchina arancione, la macchina per i mille pomodori, per i mille pomodori, ha ricavato una sola goccia, una goccia buonissima. Perché vedi, con i pomodori ci faremo il succo, con i pomodori ci faremo il succo, con i pomodori ci faremo il succo, con i pomodori ci faremo il succo. Vedi, non ho bisogno di divertirti. Sono andato nel campo di Carlo Massoli, il famoso bassista di Martignano. Lui mi ha portato all'interno di uno sgabuzzino, ha detto qua il mio conservo tutti i pomodori. Era una bugia, in realtà nello sgabuzzino erano presenti tantissimi vibratori. Carlo me li ha fatti provare tutti, e si è iniziato per una settimana. A un certo punto ho trovato il coraggio, inoltre ho trovato una goccia di succo di pomodoro nella mia tasca, l'ho bevuta e ho ottenuto la forza sovrumana, ho ucciso Carlo Massoli con la sola forza del pensiero. Con i pomodori ci faremo il succo, con i pomodori ci faremo il succo, con i pomodori ci faremo il succo, con i pomodori ci faremo il succo. Sono andato in vacanza a Barcellona con i miei amici, olio su pelle.
la nostra mamma Berlusconi e il nostro amico Cecchi Paoli. Andate a ballare la sera, a un certo punto non ci vedeva più Cecchi Paoli. Berlusconi mi ha chiesto: ma dove cazzo è andato Cecchi? Abbiamo trovato in bagno, era morto, era vestito come una puttana. Con il pomodoro ci faremo il succo, 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 con il pomodoro ci faremo il succo. Una canzone che ti fa cagare il cazzo anche a noi, a voi no, voi piace invece, però abbiamo riuscito a migliorare, abbiamo quel tocco in più quasi impercettibile e siamo riusciti a migliorare. Quindi ecco la canzone appena mi trova il testo. Quindi. A proposito, la raccolta fondi, cosa avevo raccolto? Cosa avevo raccolto? Fazzoletti usati. Ma ci sta l'accendino? Grazie a tutti, dopo non ci faccio un cazzo. Sono andato al lettere, le
Secondo gruppo del secondo giorno del Chroma Festival, L'Olio sul Telnet. Da dove viene questo nome? Allora, il nome è un gioco di parole che deriva dal fatto che io e Paolo, cioè i fondatori del gruppo, siamo due informatici. Quindi il gioco di parole è fra olio su tela, chiaramente, e il protocollo Telnet, che è un protocollo informatico. Adesso non sto a spiegare ai radiospettatori di Radiofonica. Vabbè, questo. Federoccia, grandissimo. Senti, ma noi abbiamo una curiosità, dove avete comprato questi cappellini? Dai cinesi. C'è stata una ricerca accurata oppure proprio sono andati mirati là? Ho scelto esattamente il pacco da 3 per rispecchiare il numero dei componenti del gruppo, non quello da 5 perché costava 18 euro, invece da 3 dice 12 euro, perfetto, si divide. Perfetto, quindi c'è proprio mirato per 3. Anche Dante diceva che il 3 è il numero perfetto, no? Poi non stiamo qua a spiegare tutte le simbologie, comunque. Vabbè, facciamo una domanda seria. Chi siete? Raccontateci un po' di voi. Cosa ha detto? Chi sono? Allora, io sono, a parte il bassista su Telnet, io sono un tecnologo alimentare. E niente, fammi dire un pochino, ok? No, a differenza di loro che sono informatici, io a un certo punto ho incontrato e ho detto sei troppo belli, basta, sono con voi, punto. Hanno detto sì, sono arrivato, ok. Quindi io da profano, quale non ingegnere o... Che fai te? Mi fa informatica, quindi sono arrivato, mi hanno detto sì, bello, e eccomi qua.
quindi sì, sono il terzo incomodo solitamente, no, sono solo la coppietta, io vengo qua, faccio cose. Non è vero, spero che non sia così, no, però no. Non è vero, no, no. Io sono Paolo e sono il cofondatore del gruppo e sono anche un ingegnere informatico, penso che si veda. E niente, abbiamo fondato il gruppo dopo esserci prima incontrati a catechismo, poi persi e poi rincontrati all'alternanza scuola-lavoro. In barba chi dice che non serve a niente, ha fondato Iole su Telnet. Alternanza scuola-lavoro al CNR IRPI, che salutiamo. Vabbè, io sono Cristiano Ceccarelli, sono chitarrista e voce degli Iole su Telnet, sono quello timido, quindi non dico nient'altro, visto che non gli ho spiegato bene tutto loro, e quindi niente, questo. Beh, noi abbiamo sentito che voi siete qua per una causa oggi, per una raccolta fondi, ce lo volete spiegare un po'? In pratica ogni concerto c'è una raccolta fondi diversa perché ci piace fare beneficenza. Il primo concerto era per combattere il fenomeno dell'acqua planning. Il secondo concerto era per l'Ucraina. Invece di mandare armi gli mandavamo il bicchiere di plastica pieno di cose, no? Come vogliono alcune persone. E quest'oggi invece era per un nostro amico che vuole farsi la transizione, vuole fare la transizione, operazione di transizione, però non di genere, ma per assomigliare più a Adriano Celentano, quindi per essere più molleggiato, tutte queste cose. Secondo voi ci riuscirà? No. Non penso. Non... Solo in Thailandia, di parte. Solito raccogliamo sempre accendini, preservativi, 5 centesimi, quindi... Va bene, provateci anche voi. E... Com'è finita fra Cecchi Pavone e Putin? La questione è che la canzone generalmente non si chiama, cioè non prevedeva Vladimir Putin, ovviamente. Però ormai Pavone è sulla Luna, quindi lui i problemi dei terrestri non gli interessa più niente. Quindi diciamo che lui sta a posto così. Poi meglio non nominarlo troppo perché magari dopo ci querela pure. Quindi evita. Non è Pavone, Cecchi Pavone è il vero, è un Pavone, un omonimo. Sì, un omonimo che. Per motivi di copyright non possiamo dichiarare che sia proprio lui, quindi questo è quanto. Non dichiariamo niente, allora. Grazie mille, ragazzi. Ciao. Prendi anche a me a dire la verità. Ragazzi, come siete aver aiutato io le tutelle? Paolo, ma filmato. Io mi sento onorato. Momento in cui grazie, licenziato, per avermi fatto l'onore di calcare la roba. L'unico momento in cui stavo per caricare la scusa. Cerca sempre roccia. Oh, negriero! Bastardo! Chi è la videocamera? Che? Chi è la videocamera? Ah no, tu un po'. Paolo, ma quando la macchina di Carlo si è evoluta in un camion? Oh, Carlo, mamma. Puoi tenere la Carlo, Carlo, non so se sei accorto, ma sei nero. Ecco, questa è la tua macchina. Non so se sei accorto, ma è nero, Carlo. È tua. Ci dici? Attenta che è una strega. Ho gli occhi anch'io. Strega. Antitecnologia. No. È una strega. Ma Gemma, sai che ho fatto? È una strega. Vanno via loro. Ciao ragazzi. Che stronzi che andiamo via. Hai visto? Stronzi. Che pezzi di merda. Maledetta. Hai visto? È una strega. Tu sei duro, io sono dolce. Bravi. Strega del cazzo. Grazie, grazie. Riprendi anche il bullismo così. Non è bullismo, ho detto solo la verità, è una strega. Cioè, ma da quale elite è formato il nuovo? Tutto ciò che lei voleva. Cioè, ma da quale elite è formato il nuovo ordine mondiale? Avanti. Sicuramente il 5G. Inizia con la E. Stupro. Economia. Capitalismo. Che cazzo c'entra il capitalismo? Tanto sono tutti comunisti. Footage, dammi. Ragazzi. Ciao ragazzi. Oh, complimenti. Grazie mille. Ciao. Ciao, alla prossima. Ciao. E poi finalmente ti chiamano nero, no? Oggi sento più... No, oggi avete detto bello. Allora, mi dice sempre.
vedo pericolante questa amaca. Quanto pesi, Carlo? Quanto pesi? 100 kg di bassista su un'amaca? Chi vincerà? Man versus amaca. In un after movie di un'ora, sì. Potevo mandare a vero l'Art von Trier stavolta. E quasi scarica la batteria. Ciao! Questa è una delle ultime riprese in alta definizione perché la telecamera sta per scaricarsi. Vuoi lasciare le dichiarazioni? A chi? A Iolio su Telnet, quelli che hanno suonato il pomeriggio. Facciamo un film di ogni concerto noi. Ok, il problema è che questo pomeriggio non c'era, quindi sarebbero delle dichiarazioni. Ma no, ma le dichiarazioni non su di noi, sulla vita in generale, come va? Come diciamo, va? Questo Chroma Festival come sta andando? Questo Chroma Festival sta andando molto bene, soprattutto per me che vengo da Milano, quindi vita frenetica, sono tornata un po' nella tranquillità, nella normalità del paese, della provincia, sono ragazzi fantastici che si dedicano H24 a questo progetto, ma sono fasulla, capito? Tanto non so, io non so Rete Sole, cioè tanto nel senso questo video avrà 20 visualizzazioni. Farà 20 views. Una gran figata. Ma io guarda, non so se conosci Richard Benson. Io sono stato contento di avere Besure Te Sole perché dove andava in onda lui. Quindi è un grande onore secondo me. Scusa, non potresti avere un futuro? Magari. Bellissimo. Come videomaker, noi gli altri tre, sarebbe bello. Io, come videomaker. Guarda, sì. Le cose nascono a cavolo. È vero, Praticamente sta se facciamo schifo. Non vi ho sentito suonare, mi perso. Allora, adesso siamo quelli che fanno le canzoni con le parolacce. 5 secondi. Ah, fa che fa spacca l'amaca? Ah, da prepararmi. Ma adesso ci fanno suonare insieme a Chetà, ma famo il featuring. Però? No. Io aspetto. No, siamo quelli che fanno le canzoni su tipo C'è chi paone che viene inculato, tutti l'hanno fatto sentire. Ha detto siamo quelli che fanno le canzoni su Cecchi Paone che viene inculato, ha detto non è vero. Poi che dove cerco? Olio su Telnet, su Spotify ci siamo. Ma di dove siete? Di Corciano. Non siamo di Milano come il grande Chetama o di Roma. Lo so. Non ci droghiamo noi, noi lì siamo. Bravo. Che sei bellissimo. La droga? La droghi? Ma droghi di zero? Buonasera. Buonasera. Vuoi fare un'intervista anche tu? Sì, una sigaretta speciale. Una sigaretta? Speciale. Ti sei punto con uno spinello, diciamola. Diciamo. Lui è il terzo componente che non abbiamo intervistato. Il terzo componente che non abbiamo intervistato dei Rollins e Bebo. Terzo componente che non abbiamo intervistato dei Rollins e Bebo. Sì, ciao, io non ero nella locandina, quindi volendo possiamo anche fare l'intervista solo per prendere un ingrediente della sigaretta. Ma per inserirti nella locandina mettono una seconda congiunzione oppure la virgola? Per inserirmi nella locandina. Cioè, Rollins, virgola, Bebo, and. Pensavo di fare io perlomeno. Okay. Rollins X. X. Bebo X Grace, capito? Bellissimo, ci piace. Come le cose della dubstep del 2009. Non lo fa tipo un'intervista che faceva ride, ma in realtà viene un sacco seria. Tanto, siamo, ma ci sta, noi siamo molto seri. Aspetta, la sigaretta, ma è una sigaretta di droga? No. Perché io prima svuoto la sigaretta, poi ci metto le cartine. Ma poi, no, perché interessano questi argomenti perché sto studiando per diventare un finanziere, quindi... Ok, allora in pratica ti spiego.
A me piace il tabacco delle sigarette, però mi piace fumarlo come un drum. Quindi sfondo la sigaretta. Cioè, quindi usa le sigarette? Che, no, le in realtà no. Qualcuno c'ha delle cartine? No. Anche tu fumi delle sigarette speciali. Tu hai delle cartine, Carlo, sei un cartografo. Sei un cartografo. Ah, sì, sì, sono fatti. Questi sono normali. Quante cartine vuoi? La smetto con questa intervista, basta. Ci sta però, dai. Si sta per spegnere, anzi. Siamo pieni, ci devo lavare tutto. È il famoso after movie. Ragazzi, a mezzanotte sulla superstrada è pieno. Last job filming the tunnel on the superstrada.